Sei pronto a stupirti ancora? Andiamo avanti. First, this is Project Neo by Inigo Project Quiles. Neo. It's a fun name. Inigo Quiles. Hello. So I have been asked to create a design for a basketball court in isometric style for the client for a website of a. Dice che gli hanno commissionato il lavoro di creare una court, un campo da basket asimmetrico. Client. So in asymmetric style. Ecco, scusate le imprecisioni, io di grafica 3D ne capisco una mazza, non è il mio core, però vediamo un po' cosa riesce a fare. So I jump to Illustrator, I bring up an isometric grid and I put some 3D shapes on top. Ok, va su Illustrator, metto una griglia asimmetrica. Is this a workflow that any of you have done anytime? Well, this is how far I have made it in 5 minutes. It's not too much. Quello che ha fatto in 5 minuti, questo non è il massimo. My windows are not 3D yet and the perspective feels a bit off. Dice che le finestre non sono in corretta prospettiva, non è un 3D fatto bene, insomma, non è un lavoro 12. Valido. As you know, this is difficult and tedious work. So, at this rate I'm going to be missing both the deadline and also dinner with my family. So, instead I jump into Project Neo. Adesso entra nel Project Neo, questo nuovo tool che mi aspetto faccia tutto in maniera molto più potente, ma vediamo. New brand tool running on the web completely, where you can put 3D. Dice che gira sul web completamente, quindi online, shapes non locale, very easily. Cloud. So, let me show you. I can bring a shape. Okay, parte da un. Enlarge it and even round the corners, just as you know how to do. I can also da un solido, it, lo modifica. And now let me bring another shape. That I will stretch, metto un'altra forma, make larger, metto dentro. And now I'm gonna put it in subtractive mode, which means it's gonna carve out from the other shape. Ok, io di questo ne capisco una mazza, però mi sembra che sia abbastanza veloce nel creare. Like oh, sorry for that. Forse like qui è ancora simile a quello hands. Che fa un altro software 3D. Right. Non I'm me ne intendo, però. For this considera che sta lavorando online, qualcosa di non in locale, quindi direttamente dal web. And for that I'm going to I'm going to stretch the shape, make it red. And now I'm going to put it in color mode, which means that this shape is going to be tinting any other shape that it overlaps. Like this. Ok, è andato in overlap con quella. Thank you. Non me ne intendo, però mi sembra che in pochissimo online abbia fatto. Now, this is something you could have done in Illustrator, perhaps, maybe not as fast as with Project Neo, but look. Dice, lo puoi fare comunque anche in Illustrator, questo non così veloce come nel Project Neo, però lo puoi look fare. The following. I can also bring another shape. I'm going to push it there, bring it up, and actually let me zoom in so we can see what's going on in there. All right. Dice adesso guarda cosa faccio. That's qua. Gonna be it. Sorry for that again. All right. I'm going to make it now subtractive, so carve. I can carve out a window of any depth that I want. Super easily. Estrude la finestra all'interno. I can go and create many more windows, just like that. Wow! E con un colpo solo ha creato tutte le altre finestre intorno. Pazzesco. And since I'm at it, I'm going to round the top corners to make it more stylish. All right. Yeah, you may clap. Thank you. Ci potete applaudire, grazie. Insomma, ecco, io una cosa che non capisco, perché non so quanto poco ci voglia o tanto ci voglia nel farlo con un software di modellazione 3D, però mi sembra che questo per lavorare online sia decisamente potente. So now let me fast forward about 15 minutes or so of to see how far I have made it. Adesso fa vedere, carica tutto in automatico quello che ha fatto, però ci ha messo tipo 15 minuti a fare questo lavoro. So you will see a lot of details, a lot of objects in here, but all I have done is bringing more boxes, rounding the corners, making some of them subtractive. Dice, vedi diversi oggetti all'interno di questa scena, ma quello che ho fatto è solo mettere diversi box, quindi diverse scatole, diversi solidi, e poi lavorare sulle curve, sui bordi. Putting them in color mode. But the design is not done yet. The concept art had some trees in them. So let's create some trees. Adesso dice non è finito del tutto. Ha qualche albero. Quindi creiamo qualche albero. Okay, that will work. I'm going to bring now a sphere and
Oops. Put it on top of the cylinder. And let mette me make la sfera in cima al cilindro. All right, great. Now I will duplicate that sphere, bring it up, make it smaller. And now these are two different spheres, but something I can ask Neo to do is to blend them together, like so. Dice sono due differenti sfere, ma quello che puoi chiedere a Neo è di fare un blending, quindi unirle insieme. Mm-hmm. Eh beh. This way I can create a very smooth and organic forms. And fantastico. It's also a lot of fun to play with. C'è anche molto divertente giocarci. Tanta roba. Tanta roba. It's actually maybe too much fun, so let's stop there. And let me copy this happy. Cioè, mi sto divertendo troppo, devo fermarmi, altrimenti non finisco più. Little tree. Oh, sorry for that. Control D. There we go. Oh. Okay, I will do it one at a time. No problem. I'm gonna stretch this sphere so both trees don't look the same. And this is pretty much my final design. So I'm going to frame it. And while I have been able to do this super rapidly in Neo, I'm still going to send this design to Illustrator to do what Illustrator does best. So. Dice, adesso che ho finito di fare il lavoro difficile in Neo, posso trasportare tutto a Illustrator, perché Illustrator adesso farà il lavoro migliore che quello che devo andare a fare. Let me send it there. It might take a couple of seconds. Mi sta esportando But in Illustrator. Done, I can open it. All right. And here it is. Now, the great thing here is that all of this is vectors. So, wow. Dice la cosa bella è che ha trasportato tutto in vettori, in vettoriale. We can change the stroking, we can play with the shapes or do anything we want. Now, before I send this to the può client, muovere tutto e ovviamente gestirlo in maniera distinta e lavorarci sopra. Because I know this client, I know I should prepare a few variations of this design. Something I can play with very easily in Neo is the direction of all these shadows. Una cosa con cui si può giocare in maniera molto semplice in Project Neo è la direzione e l'illuminazione, vedi? This is done without me having to retrace all the shadows. So I'm saving a lot of weeks. Fa un retracing di tutte le ombre. And Neo is computing all the masking and doing all the recoloring for me. Actually, I feel so empowered to try different variations that I'm going to explore different viewpoints. Muove anche il 3D online. Molto valido. Per essere un tool online, non devi installare nulla. Pazzesco. So, in a matter of minutes, I got my design done, sent it to the client, and now I'm ready to drive home and go prepare that delicious dinner with my family. Dice, quindi in pochi minuti io ho fatto il lavoro che il cliente mi ha chiesto, l'ho già mandato e posso ordinare il pasto per la mia famiglia. Fantastico, fantastico. Anche questo, io ripeto, non me ne intendo di questo settore, però da quello che ho visto è decisamente sconvolgente anche questo. Sei sintonizzato? Andiamo avanti per vedere quali altre magie ci riservano le novità Adobe che arriveranno di qui a poco.